Buongiorno, buongiorno a tutti. E oggi siamo qui per la conferenza stampa di presentazione di un evento che si terrà il 6 maggio nella città di Fabriano, che è il Disconnect Day. Saluto il presente Giuseppe Lavenia come psicologo e presidente dell'associazione Di Te, che è un'associazione che appunto porta avanti un tema particolarmente importante, che è quello delle dipendenze tecnologiche. La Regione Marche in questo caso ha inteso sostenere quest'evento, un evento sicuramente importante, soprattutto che ci impone una riflessione anche noi come istituzioni regionali, che è quello del benessere digitale. Perché non dobbiamo assolutamente demonizzare l'uso delle tecnologie, ma l'uso delle tecnologie deve assolutamente avvenire in maniera consapevole. Non solo nei confronti dei nostri ragazzi, ma anche nei confronti dei genitori e quindi in modo particolare degli adulti che devono svolgere comunque un ruolo di controllo e quindi molto spesso devono essere loro stessi anche a sapere e a conoscere l'utilizzo consapevole appunto delle tecnologie. Ci troviamo quindi in un mondo che non ne possiamo fare a meno, però dobbiamo assolutamente saperle utilizzare. E questo è importante perché la società intera, quindi ripeto, le istituzioni, ma anche la scuola deve svolgere un ruolo importante perché dobbiamo cercare di alfabetizzare proprio i nostri ragazzi, i nostri giovani all'utilizzo delle tecnologie. Quello che dobbiamo comunque anche cercare di recuperare è un aspetto fondamentale che è quello della socialità, delle amicizie, perché sicuramente, ripeto, le tecnologie sono importanti, ma dobbiamo però sempre far presente che anche per uno sviluppo corretto dei nostri ragazzi, l'aspetto umano, i rapporti umani, quindi la socialità, il contatto deve comunque essere sempre salvaguardato. E proprio per questo, per questi temi, la città di Fabriano, che ringrazio per l'ospitalità di questo evento, il 6 maggio sarà protagonista di una serie di iniziative, che si svolgeranno nel centro storico. E quello che mi fa piacere è soprattutto, sapere che, in questa occasione saranno presenti ospiti di assoluto rilievo. Come l'attore e regista Paolo Ruffini, la criminologa Roberta Bruzzone, Giuseppe Lavenia, che è qui accanto a me come psicologo, psicoterapeuta e divulgatore che da sempre e da anni affronta questo tema, e Emanuele Frontoni, che è un ingegnere ed è un divulgatore. Quindi, come Regione Marche, abbiamo voluto veramente essere a fianco di questo importante tema, un tema che noi comunque stiamo trattando anche proprio in futuro attraverso l'utilizzo anche dei fondi sociali europei nell'ambito di quella che è appunto la didattica innovativa, perché dobbiamo partire sicuramente, come dicevo prima, dalle scuole, dai ragazzi e anche appunto dagli insegnanti. Io adesso non entro proprio nel dettaglio delle iniziative e lascerei la parola alla dottoressa Maura Nataloni del Comune di Fabriano, che ringrazio ancora per l'ospitalità. Buongiorno a tutti, io ringrazio moltissimo l'assessore Biondi perché ha voluto creare questa iniziativa destinata legalizzandola a Fabriano. Ringrazio la Regione Marche, per noi è un privilegio poter ospitare questo evento, questa iniziativa che è abbastanza nuova, credo innovativa, perché affronta una tematica molto attuale.
Noi abbiamo appunto messo a disposizione tutti i centri più belli delle nostre attività culturali, e come diceva l'assessore, e proprio stamattina abbiamo definito con gli organizzatori della DITE proprio gli ultimi aspetti, gli ultimi dettagli organizzativi, e ci auguriamo che questo evento abbia veramente successo. Porta la nostra città, porta visibilità alla nostra città, avremo degli ospiti, come è stato detto, molto rilevanti, di grande rilievo anche nel poter sostenere, affrontare e dare indicazioni giuste per questo argomento. Noi apprezziamo proprio questa iniziativa perché porta alla sensibilizzazione di un tema appunto innovativo, che sulla prevenzione, sul trattamento delle dipendenze tecnologiche. Infatti noi siamo immersi ormai nell'era 4.0, la tecnologia si è impadronita dei nostri gesti quotidiani, non potremo farne più a meno, ed è importante questo proprio per il progresso scientifico e tecnologico. Tuttavia deve essere sempre fatto l'uso appunto corretto delle tecnologie, che se invece non utilizzate in modo consapevole possono sfociare in vere e proprie dipendenze, in vere e proprie patologie. Quindi per noi questa iniziativa è importante come aspetto educativo per i giovani che vivono già immersi in questa fase tecnologica avanzata, ma anche per gli adulti che si sono immersi in queste tecnologie più tardivamente e tuttavia li hanno forse usati in modo poco responsabile e poco consapevole. Quindi un giorno di riflessione importante per avere consapevolezza dei rischi che sono legati all'uso improprio delle tecnologie. Quindi ancora un ringraziamento all'assessore della Regione Marche per avere appunto questa opportunità di un evento, di un'iniziativa innovativa che poi avrà delle conseguenze anche successive sulla sensibilizzazione della città, sulla educazione. Quindi grazie, e ci auspichiamo che l'iniziativa abbia il successo che merita e che ci attendiamo. Grazie. Ringrazio la dottoressa Nataloni del Comune di Fabriano, e adesso lascio la parola al presidente dell'associazione di te, il dottor Giuseppe Lavenia. Buongiorno, grazie a tutti. Anch'io insomma vi ringrazio come presidente dell'associazione, come ente organizzatore dell'evento, della disponibilità ricevuta dalla Regione Marche e dall'assessore Biondi, ma anche in particolare dal Comune che ha messo a disposizione, il Comune di Fabriano che ha messo a disposizione il bellissimo centro storico che io insomma conoscevo poco, non essendo nato qui, ma ormai residente da tantissimi anni a Senigallia. L'associazione è un'organizzazione di volontariato che ha circa 100 sedi in Italia, quindi abbastanza diffusa. Mi occupo di questi temi insieme appunto ai colleghi che fanno parte dell'associazione dal 2002, e finalmente quest'anno riproponiamo un evento che per me è molto molto importante anche a livello nazionale, che è il Disconnect Day. Di solito si fa la prima settimana di maggio, quest'anno appunto cadrà sabato 6 maggio. Abbiamo scelto Fabriano perché ha un bellissimo centro storico e un posto dove si può gestire la disconnessione. Se volete accenno brevemente a che cos'è, come verrà fatta la giornata, come verrà svolta la giornata. All'ingresso del centro storico di Fabriano avremo degli info point dove verranno sigillati di smartphone. Bisogna reggere almeno 4 ore con lo smartphone sigillato, quindi si andrà in giro per la città disconnessi e si avrà la possibilità di fare tantissime attività. Noi diciamo sempre che Disconnect Day è una giornata di sensibilizzazione da 0 a 99 anni, quindi è per tutti, come ha detto bene l'assessore, cioè troverete iniziative per tutte le età, sia per le scuole, sia per i ragazzi molto piccoli, ma anche per gli adulti e anche per chi è, come è stato già detto in precedenza, un tardivo digitale. Considerate che passiamo in media 8 ore al giorno
su internet, 4 nei social, quindi vuol dire che molto del nostro tempo e della nostra vita la passiamo all'interno dei social. Quello che lanciamo è un po' una sfida, no? Una giornata di disconnessione, si parte al mattino, abbiamo tantissime iniziative a teatro per le scuole, ma poi abbiamo appunto tanti laboratori, ci saranno tanti giochi, tante attività da poter fare. Avremo la criminologa, un talk con Roberta Bruzzone, che proveremo ad affrontare, anzi affronteremo i lati oscuri dei social network. Poi ci sarà la presentazione del film Ragazzaccio, la visione gratuita per la cittadinanza del film Ragazzaccio, che ho avuto la fortuna di poter sceneggiare. Il regista è Paolo Ruffini, gli attori sono Beppe Fiorello, Sabrina Impacciatore, Massimo Ghini, quindi un cast molto molto importante. Parla del Covid, parla di come i ragazzi hanno vissuto il Covid, ma parla di un caso di cyberbullismo avvenuto durante il periodo Covid. E poi a fine proiezione ci sarà un dibattito con il regista, appunto con Ruffini. Quindi penso che possa essere una grande opportunità per chi verrà. Noi stiamo ricevendo tantissime richieste di iscrizione anche fuori regione, quindi sono ancora più contento che l'iniziativa possa portare gente a far conoscere il centro storico come l'ho conosciuto io. E insomma, e continuo a ringraziare con tutti per la disponibilità e l'accoglienza che abbiamo ricevuto. Grazie. Grazie, beh, un ringraziamento lo dobbiamo fare sicuramente anche al Consiglio regionale che comunque ha inteso supportare finanziariamente questo evento, alla Fondazione Carifac di Fabriano che ha dato anche essa il suo diciamo contributo. E vedo ovviamente qui presenti anche altri sponsor importanti, Fiorini, Ascam, l'EMPAP, Salus, Faliae, il centro Salus, e poi abbiamo anche dei media partner che sono Radio Gold, Scuola Net e la Interris, appunto la voce degli ultimi. E quindi insomma è sicuramente un progetto che vede coinvolte anche altre realtà in un'ottica sicuramente di collaborazione, e quindi sono felice e mi auguro insomma che questo possa essere il primo di una serie diciamo di giornate dedicate alla disconnessione nella nostra regione. E non so se ci sono domande da parte dei giornalisti o se è tutto... O se è tutto chiaro. Io volevo chiedere quante scuole, cioè le scuole quel giorno saranno presenti a tutta l'iniziativa, sì, perché sì. Poi se immagini che giorno è? Sabato. Sabato mattina le scuole devono stare invitate, molte parteciperanno, naturalmente c'è chi ha dato disponibilità totale, chi solo parziale, però insomma abbiamo il coinvolgimento delle scuole, sia di Fabriano sia di altri comuni limitrofi. Purtroppo non si riusciva in poco tempo comunque a organizzare anche per far arrivare, come dire, a vedere anche dalle altre regioni, perché le richieste ci sono arrivate, ma insomma bisogna partire molto prima per poterlo calendarizzare. Magari il prossimo anno potrebbe essere un'idea partire. Perché questa prima. È il secondo. Questa è la seconda edizione, perché poi è stata stoppata dal Covid, e insomma, siamo sicuri che la prima edizione post-Covid, quindi immaginiamo che avrà anche questa volta una grande visibilità, e quindi penso che possa essere, come dire, un buon, posso dire anche un buon spot, sia per quello che è il tema dell'educazione digitale che poi a noi interessa, ma anche per il comune di Fabriano e la regione Marche tutta, di avere un'iniziativa di questo tipo all'interno della regione. Bene. Se non ci sono altre domande, io ovviamente chiuderei la conferenza stampa e chiedo soprattutto, diciamo, ai presenti anche la massima divulgazione di questo evento, perché credo che sia un momento importante per tutti, quindi non solo per i giovani, ma anche appunto per gli adulti. Quindi grazie a tutti e vi aspetto il 6 maggio a Fabriano. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a Grazie a lei, grazie.